Esami in corso per gli oltre 1100 studenti astigiani impegnati con le prove di maturità. Questa mattina ha avuto luogo la seconda prova, quella di indirizzo, ossia matematica per lo scientifico, lingue straniere per il liceo linguistico e versione di greco per il liceo classico. Siamo andati davanti ad alcune scuole della città per capire come è andata e chiedere qualche commento agli studenti. In generale questa seconda prova sembra aver provato alquanto gli studenti, soprattutto al liceo classico, dove la versione uscita era quella su un testo di Isocrate sulla pace. Com'è andato l'esame? Com'è andato? È andato che l'ultima riga non l'ho fatta. Ti aspettavi questo tipo di versione? No, mi aspettavo Platone o Aristotele, sinceramente. E non così lunga. Quindi è stato tosto? Sì, molto tosto. Molto tosto. Com'è andato l'esame? Domanda di riserva, perché è stato terribile, davvero. È andata, speriamo meglio. Confidiamo nel voto dopo. Confidiamo che il tema tiri sul voto. Ah, anche la correzione del professore. Si spera che si metta una mano sul cuore, quindi. Esatto. Qualche difficoltà anche all'Istituto Castigliano. Che cosa avete avuto come prova di indirizzo? Abbiamo avuto la prova di manutenzione, che secondo me doveva essere più improntata su idraulica, invece è uscita una prova molto elettrica. Abbastanza bene, stessa cosa sua, che comunque non ci aspettavamo un argomento del genere, molto in ambito elettrico, perché comunque su tutto l'anno abbiamo fatto molto su ambito meccanico, idraulico, così. L'esame è andato abbastanza bene, solo che non ci aspettavamo quel tipo di esame, ci aspettavamo un po' più, non so, meccanico, più così, ma alla fine è andata bene. Archiviata anche la seconda prova sulla materia di indirizzo, ora i ragazzi dovranno prepararsi per la terza prova, 4 quesiti per 4 materie a cui rispondere in 2 ore e sull'intero programma scolastico, una delle più temute dagli studenti maturandi. Adesso cosa vi aspetta? Lunedì la terza prova con storia e filosofia, inglese e scienze esterni e fisica e matematica. Preoccupati per la terza abbastanza. Prova? Abbastanza, soprattutto non conoscendo gli esterni. Ma anche l'orale è quello proprio più tosta come prova. Allora in bocca al lupo. Grazie, Grepi.